Tante iscrizioni per la 12ª edizione del meeting di atletica leggera sotto le stelle, che nonostante il cambio di location non ha perso il suo fascino, ma anzi ha avuto un incremento importante di adesioni. Ma quest'anno abbiamo molte adesioni, pure perché è il trofeo delle province, quindi ci sono 10 province che partecipano e ci sono ragazzi da tutto il centro-sud, da Roma a scendere in giù. Quindi è un grande successo e speriamo che vada tutto bene. Quale sarà il programma per quanto riguarda la giornata di oggi? Ma oggi è una giornata abbastanza fitta di gare, soprattutto di gare giovanili. Questa manifestazione è nata soprattutto per l'intento di far correre i ragazzini. Quindi ci sono ragazzini dai 7-8 anni in poi, che sono tantissimi. In effetti abbiamo un boom di iscrizione e siamo quasi in difficoltà per farli gareggiare perché sono tantissimi, sono circa 400 ragazzini che arrivano un po' da tutto il centro sud, quindi questa è una grande soddisfazione e ci dà morale per il futuro. Diciamo forse l'unica cosa che rovina questa 12ª edizione è il fatto di aver cambiato comunque location e dal Campo Goni siete passati ad Ariano. Ma sì, questa è stata una scelta dovuta perché il campo ad Avellino ormai è alla frutta, quindi non si vede futuro migliore per il Campo Goni. Quindi ringrazio l'amministrazione comunale di Ariano che ha messo a disposizione questa bellissima struttura e quindi che ci dà la possibilità di fare questa attività di atletica leggera e di fare attività soprattutto a livello giovanile, quindi quella che facciamo oggi pomeriggio.